montagna e fiume. Niente, io sto di servizio, faccio sia il servizio ordinario come vigile del fuoco che poi la mattina faccio dei turni come elisoccorritore al nucleo elicotteri del comando di Salerno. Niente, stamattina siamo intervenuti qua in questa manifestazione, stiamo spiegando un pochettino le nostre tecniche, insomma quello che noi facciamo ordinariamente nell'ordinarietà del soccorso. E facciamo vedere sia per quanto riguarda la mia specializzazione, insomma, arrampicate, soccorso, corde e così via. Gli ordinari che fanno i vigili del fuoco, per esempio quello là è un mezzo, il famoso APS dei vigili del fuoco, che praticamente sta in tutti i lati, è un mezzo antincendio. Porta 3.000 litri d'acqua e tiene tutto l'occorrente per il soccorso a 360 gradi, insomma, che può variare dall'incendio all'incidente stradale, al gattino sull'albero e così via. Quindi come vigile del fuoco, ripeto, stamattina ci sta pure un'altra specializzazione, perché poi sì, i vigili del fuoco intesi come soccorritore per gli incendi, ma noi in tutta Italia il corpo lavora a 360 gradi su tutti i tipi di interventi, i tipi di calamità, nelle grosse calamità che vanno dalle grosse calamità alle piccole calamità. Stamattina ci sta pure un altro collega del comando di Avellino, che è un operatore dell'unità cinofila, perché noi comprende le varie specializzazioni. Tra le varie specializzazioni ci stanno pure i cinofili. Buongiorno, io sono il signor Picarone Rocco, faccio parte da 2 anni della protezione civile del comune di Baronissi, e di qua, come potete vedere, ci sono i mezzi che noi abbiamo in dotazione. Abbiamo una piccola escavatore che utilizziamo in caso di calamità naturali, per spostare fango, altre cose. Abbiamo un modulo che dall'anno scorso ci occupiamo del servizio antincendio e siamo di supporto ai vigili del fuoco e alla... diciamo che siamo di primo intervento quando i cittadini ci segnalano un incendio in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Ci occupiamo, oltre che del discorso di protezione civile, ormai dal 2010 noi cerchiamo di insegnare ai bambini le basi per quanto riguarda sia la sicurezza stradale che piccoli incidenti che possono succedere nell'ambito domestico. E di questo tutto, diciamo, con il patrocinio del comune di Baronissi e con il volontariato nostro da parte di tutti i componenti. Ognuno per la sua branca insegna ai piccoli le basi, diciamo, di primo intervento.